Io sono veramente molto emozionata di essere qui, ma anche molto, molto felice. Felice di poter contribuire a riportare quel consenso che spetta la Lega per le grandi battaglie che ha condotto con passione e con lealtà. Battaglie che porteremo avanti ancora insieme, riprendendo anche quell'entusiasmo e quei valori che ci appartengono. Voglio ringraziare ovviamente i dirigenti della Lega che sono qui seduti al tavolo con me per questa grande opportunità che mi hanno offerto. Ovviamente so che si tratta di un seggio non sicuro, ma mi permette comunque di esprimermi, di mettermi in gioco e di dare voce a quelli che sono appunto gli ideali, le proposte, le idee della Lega. Ideali in cui credo convintamente da quando ho iniziato, da quando mi sono avvicinata a questo partito. Mi sono avvicinata all'età di 19 anni, poi sono stata anche coordinatrice del gruppo dei giovani della Lega, con il quale abbiamo portato avanti tante attività, tante iniziative. Penso ad esempio all'iniziativa hashtag Io rispetto l'ambiente che abbiamo realizzato durante il periodo di chiusura dovuta alla pandemia, nel quale abbiamo cercato di incoraggiare i giovani, ma non solo, a utilizzare il loro tempo in modo utile anche alla comunità, ad esempio andando a pulire bordi strada, non pulire le aiuole ovviamente vicino alle loro abitazioni. Ringrazio questi tanti amici e amiche della Lega Giovani, grazie al quale un po' sono anche qui oggi, perché mi hanno trasmesso quella passione e quell'entusiasmo che i giovani hanno praticamente. Io voglio portare avanti una campagna elettorale fatta più che di parole, innanzitutto di ascolto, di avere delle orecchie appunto tese ad ascoltare quelle che sono i problemi, quelle che sono le opinioni, i pensieri della gente. Viviamo infatti in una società che è spesso abituata a parlare senza ascoltare, e io invece voglio ascoltare e poi parlare. È un po' quello che mi hanno insegnato i miei genitori. Mi candido quindi per il Verbano Busi Ossola, un territorio che è bellissimo, il mio territorio, ma so anche quanto sia fragile e per questo quanto si siano necessarie politiche che continuino a dare grande attenzione e che mirino appunto alla sua valorizzazione. E per questo servono certamente nuove energie, ma servono anche persone capaci di buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo. E io oggi ci voglio provare. Grazie e viva la Lega!